Ciao a tutti e benvenuti a una nuova recensione. Prima di parlarvene però vorrei aprire una piccola parentesi, visto che non lo faccio mai. Siccome ho rinnovato da poco la grafica del mio canale, vi invito ad andare a dargli un'occhiata, soprattutto se siete giunti a questo mio video per caso o comunque non dal mio canale. Visto che ci ho sudato su 2 ore alle 2 di notte, il minimo che potete fare è almeno guardarvela. Detto questo, parliamo di questa fantasticheria di film, che si chiama Ninja Terminator. Ed è un film d'azione, ovviamente. Questo film fa parte di una serie di film sui ninja, dei quali possiedo alcuni titoli. Vabbè, lui, quindi Ninja Terminator, Ninja il Guerriero, Ninja Commandments. Notare la fantastica grafica di questa copertina. E Cobra contro Ninja. Poi ne esiste anche un altro che si chiama Ninja Thunderbolts, che però non ho avuto il coraggio di comprare, nonostante l'abbia visto in giro tipo a 4,90 €. I film elencati sono tutti di un certo Joseph Lai e sono dell'86-87, mentre invece Ninja Terminator, di cui vi parlerò fra un attimo, è dell'85 ed è l'unico di un tale che si chiama Godfrey Ho. Siccome è l'unico di questo regista e poi tra l'altro è anche il primo della serie, o almeno di quelli che possiedo io, ho deciso di recensirlo. Inoltre, fra tutti quelli che ho, è il più bello. Quindi figuriamoci gli altri. E poi è anche quello con la trama più interessante, almeno per quello che mi posso ricordare degli altri film, che li ho visti una volta tanti anni fa. La vicenda ruota tutta attorno al furto di una sacra statuetta, il Guerriero Ninja d'Oro. È una statuetta antica e magica che può donare a chi la possiede quello che nel film viene chiamato il potere supremo, ma che in realtà non è altro che la totale invulnerabilità. Beh, potete cominciare. Sì, maestro. Se non ci credete, perché non ci provate? Sì, maestro. La statuetta è composta da 3 parti, testa più busto, braccio destro e braccio sinistro. I 3 ninja migliori dell'impero dei ninja, anzi, come lo chiamano in questo film, l'impero dei ninja, con l'accento sulla A, ne prendono un pezzo a testa e scappano, tradendo quindi il loro clan. E poi cercheranno per tutto il film di impossessarsi dei restanti 2 pezzi, per diventare invincibili. Il film comincia subito alla grande, direi, con il maestro ninja, che non è un vecchietto saggio con la barba bianca e lunga, ma un coglionazzo che ride sempre a sproposito. Salutiamo il maestro. Maestro. Oggi è il 20° anniversario del nostro impero ninja. Come nostri migliori combattenti siete qui per testimoniare il potere dell'impero. 20 anni? Come 20 anni? A me risulta che i ninja esistano da molto più tempo, circa 900 anni per la precisione. Ma vabbè, che volete, sono dettagli insignificanti. Una volta accortosi del furto, ovviamente manderà i propri seguaci ninja alla ricerca dei 3 traditori per recuperare la statuetta. E qui si avranno tutta una serie di epici combattimenti fra ninja buoni e ninja cattivi, che ovviamente non si capisce quali sono gli uni e quali gli altri. Ma vabbè. Perché poi, a quanto pare, il protagonista è uno dei 3 ladri, quindi in teoria sarebbe cattivo. Boh, c'è un po' di confusione, ma fa niente. Ma chi sono i ninja? Per chi non lo sapesse, i ninja sono dei guerrieri abilissimi, esperti di arti marziali e di combattimento con armi bianche, spade, coltelli, bastoni. Nel Giappone feudale avevano svariati compiti, ma diciamo che nell'immaginario collettivo ricoprono la figura di sicari, cioè assassini prezzolati. Per questo motivo spesso e volentieri indossano una tuta nera,
che li ricopre completamente lasciando ovviamente solo gli occhi. La indossano per muoversi nella notte senza essere visti e soprattutto, in caso che qualcuno li veda, per non essere riconosciuti, essendo assassini. Ed oltre all'incredibile destrezza che avevano nel combattimento corpo a corpo a mani nude oppure con le armi, erano dotati di tantissime abilità, fra le quali la capacità di arrampicarsi sui muri, velocità e agilità fuori dal comune. Inoltre erano anche degli abili trasformisti. Insomma, degli assassini perfetti. Inoltre, in questo film pare che siano in grado anche di teletrasportarsi. Poi mi spiegate a cosa cazzo serve teletrasportarsi di mezzo metro per volta. E sono esperti di varie armi, fra le quali la classica katana, la filatissima spada. Utilissima per affettare le angurie. Gli shuriken, cioè le stelle da lancio. Ma si vede benissimo che lo shuriken aveva colpito il nemico alla schiena e poi nella scena dopo si vede che ce l'ha conficcato in gola. Ma com'è possibile? Poi in questo film le spade fungono anche da estintori che spruzzano del fumo mortale. Basta respirarlo per schiattare sul colpo. Ma hanno anche delle palline piene di esplosivo. Ogni ninja ha la sua. Il ninja verde pallina verde, il ninja rosso pallina rossa e il ninja nero di che colore ce l'avrà? Pallina blu, se no era troppo scontato. Comunque quello che dovrebbe essere il protagonista del film non è nemmeno orientale, è infatti un americano che si chiama Harry, che è interpretato da Richard Harrison, e penso che il nome Harry l'abbiano preso da un diminutivo del suo cognome, giusto per avere tanta fantasia, che vive in un tranquillo appartamento con tanto di brava mogliettina che gli prepara la cena. Che c'è stasera per cena, cara? C'è il tuo piatto preferito. Granchi al vapore. Harry, i granchi scappano! Aiuto! Ma cosa c'è da urlare? Sono granchi, sono innocui. Inoltre si muovono con una lentezza esacerbante. Quindi che cazzo urli? Ma l'impavido ninja in abiti civili andrà subito in suo aiuto, senza manco alzarsi dalla sedia. Inoltre questo Harry possiede un telefono da antologia a forma di Garfield. Posso parlare con Harry McQueen, per favore? Sì, sono io. Enigmatica questa scena dove lui va a rispondere al telefono senza che prima si siano sentiti gli squilli. Poteri telepatici dei ninja, oppure si sono dimenticati di inserire i suoni dello squillo del telefono in post-produzione del film? E ha anche un amico che si chiama Jaguar Wong, che è un figo, anche lui abilissimo nelle arti marziali, che si occupa di eliminare eventuali fastidi a suon di mazzate. E fra l'altro combatte più spesso lui che i ninja, ma vabbè. Da queste parti non ci sono ristoranti. E adesso ho qualcosa da dirvi, pezzi di rammolliti.
Visto che siete uomini di Tiger Chan, portategli un messaggio. Sì, sì, arrivederci. Ma dove andate, scemi? Non sapete qual è il messaggio? Comunque, questo Harry, siccome è uno dei tre ladri che si è impossessato di un pezzo della statuetta, ogni tanto c'è qualche sicario ninja appartenente al clan dei ninja che attenta alla sua vita. È scomparso e poi è ricomparso un istante dopo, già vestito completamente con la sua tuta da ninja mimetica. Come cazzo ha fatto? E poi, soprattutto, perché? Tanto è a casa sua, non c'è bisogno di celare la sua vera identità. Questa scena, oltre che esagerata, non ha senso. Ma il sicario più bello di tutti è questo. Traditore, ascolta, hai solo 3 giorni per restituire il guerriero ninja d'oro al nostro signore. Ascolta e obbedisci. Cioè, a minacciarlo hanno mandato un robottino, giocattolo. È talmente fatto male che probabilmente nemmeno nelle uova di Pasqua del discount troveresti una sorpresa così squallida. Fenomenale. Una cosa importante da dire è che uno dei 3 ninja ribelli viene assassinato quasi subito e il pezzo della statua di cui lui era in possesso finisce nelle mani di una specie di mafioso che altri non è che Raffaella Carrà cinese. Vedere per credere. Riportatemi il corpo del guerriero ninja d'oro e se fratello e sorella oppongono qualche resistenza li dovete uccidere senza esitazione. Mi avete capito? Certo, signore. Ve l'avevo detto io. Poi, fra i vari combattimenti, inseguimenti, rapimenti, botte da orbi, eccetera, si arriva al tanto agoniato scontro finale fra i 3 ninja supremi, cioè i 3 che sono in possesso ognuno di un pezzetto della statua, e si concentrano, prima dello scontro, mettendosi ad adorare il pezzetto della statuetta. Qui è bellissimo, perché i 2 traditori, entrambi occidentali, prima di iniziare il combattimento si tirano sulla mascherina. Ma a cosa cazzo serve? Primo, il capo del clan dei ninja li conosce, erano suoi allievi, quindi li conosce. Conosce già la loro identità, non c'è bisogno di nasconderla. E secondo, non è che i ninja si tiravano su la mascherina prima di iniziare un combattimento seguendo una specie di rito, come sembrerebbe invece in questo film, ma semplicemente se la tiravano su per non essere riconosciuti, essendo assassini non volevano essere riconosciuti. Quindi perché? Boh! Ma gustiamoci un pezzettino dello scontro finale. Dopo qualche spadata, il nostro Harry tenta di colpire alle spalle il ninja rosso, lanciandogli uno shuriken e dimostrando di non aver capito un cazzo.
perché il ninja rosso è quello in possesso del busto e della testa della statuetta, quindi vuol dire che queste parti su di lui sono invulnerabili. Che cazzo gli tiri lo shuriken da dietro? Perché, come ho già detto, la statuetta dona a chi la possiede l'invulnerabilità. Ma funziona anche separatamente, cioè il possessore del braccio destro avrà invulnerabile il braccio destro, il possessore del braccio sinistro avrà immune a tutti gli attacchi il braccio sinistro e di conseguenza il possessore del busto e la testa avrà invulnerabili quelle parti. Semplice, no? Comunque poi il nostro eroe alla fine riesce a vincere, approfittando del fatto che il ninja rosso e il ninja nero si mazzulano a vicenda, ma... non ditelo a nessuno. E riesce quindi a ricongiungere i tre pezzi della statuetta. Per poi mettersi ad adorarla come un coglione. E qui si arriva alla scena finale dove il ninja rosso, che non è ancora morto, decide di autodistruggersi, non si sa come. E il film finisce così, su due piedi. Sembra quasi che stessero finendo la pellicola e allora hanno deciso di tagliarlo lì. Cioè, non si vede nemmeno, che ne so, l'unico ninja sopravvissuto, il vincitore, che con la sua statuetta si incammina verso l'orizzonte, che ne so, un finale del genere. Niente! Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa recensione, lasciando dei commenti qua sotto. Perché se vi è piaciuta potrei prendere in considerazione l'idea di farne un'altra, sempre sullo stesso filone dei ninja trash. Quindi scrivetemi numerosi. Ciao!